Pratitivo si prepara a riabbracciare la Tirreno Adriatico a 8 anni di distanza. Quella di sabato 13 marzo, la giornata più impegnativa in procinto di offrire spunti tecnici di rilievo con lo svolgimento della tappa regina della Corsa dei Due Mari che parte da Terni. Tra Umbria, Lazio e Abruzzo la quarta tappa si sviluppa sul crinale degli Appennini e segna lo spartiacque della corsa a tappe organizzata dalla RCS Sport, giunta alla 56esima edizione, di scena tra il 10 e il 16 marzo in 7 tappe e con al via un parterre di alto livello. Sì, devo dire una cosa importante è che questo arrivo poteva essere anche l'anno scorso al Giro d'Italia, poi per problemi tecnici abbiamo confermato Tortoreto. E niente, il sindaco Petraccia, quando l'ho contattato nel mese di gennaio, è stato subito pronto ad accettare questa sfida sul Prativo. Purtroppo una stazione sciistica e turistica che ha seri problemi, gli impianti non ripartono, ci sono problemi sugli usi civici. Io spero che questa tappa di sabato dia l'avvio a un ritorno alla normalità in un centro bellissimo, in una montagna spettacolare. Una tappa molto importante, ma soprattutto molto dura, visto e considerata la percentuale di salita. Sì, è una tappa dura anche perché è abbastanza veloce e corta, saranno circa 147 km. E la salita è importante, lunga e con delle pendenze importanti. E nei precedenti arrivi si sono classificati al primo posto nel 2012 Nibali, nel 2013 Chris Froome. Di conseguenza un arrivo regale e mi auguro che sabato ci sia un altrettanto arrivo regale, sperando che il nostro conterraneo Giulio Ciccone possa arrivare sui Prati di Divo con le mani alzate.